A tutti voi benvenuti a questo nuovo approfondimento. Parleremo di tumori urologici e dei nostri giovani in viaggio per la ricerca oncologica. E tra questi giovani la nostra Giorgia Gurioli, ricercatrice IST Dino Amadori di Meldola. Benvenuta Giorgia. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Grazie Giorgia per aver accettato il nostro invito. Allora, lei è una giovane biotecnologa perché la decisione di diventare ricercatrice, che è una professione che richiede tanto studio, tanto sacrificio. Sì, il mondo della ricerca, della medicina, della scienza mi ha da sempre affascinato e quindi ho deciso di intraprendere il percorso di studi in biotecnologie che ho svolto presso l'Università di Bologna. Poi, durante un tirocinio universitario, ho avuto l'occasione di frequentare il laboratorio dell'IRST di Meldola, in cui lavoro tuttora, e mi sono appassionata a questo lavoro, che è un lavoro che sicuramente richiede tanto studio, tanta pazienza, tanto impegno, ma è anche un lavoro che regala tante soddisfazioni. E lei, dottoressa Gurioli, fa parte del gruppo di oncologia traslazionale del laboratorio di bioscienze IRST, equip coordinata dalla dottoressa Paola Ulivi. In cosa è impegnata lei, Giorgia, principalmente? Sì, dunque, io e il mio gruppo di ricerca ci occupiamo di ricerca traslazionale sui tumori solidi, si cerca il diretto trasferimento delle conoscenze, delle acquisizioni della ricerca verso la cura del paziente. Nella pratica il medico, l'infermiere ci invia i campioni biologici in laboratorio dove vengono effettuate delle analisi e che si cerca di trasferire nella pratica clinica. Io in particolare mi occupo di identificare biomarcatori, che nella pratica significa identificare alterazioni in geni specifici che possano essere in grado di predire la prognosi o la risposta ai trattamenti che vengono effettuati nei tumori urogenitali, in particolare prostata, rene e ovaio. E quindi attraverso delle metodiche di biologia molecolare facciamo analisi sul campione di tessuto o del sangue del paziente e quindi attraverso metodi non invasivi come un prelievo di sangue possiamo monitorare la malattia ed identificare biomarcatori che siano in grado di determinare la resistenza ai trattamenti. E come ha accennato Giorgia, è un lavoro che la porta ad essere in stretta collaborazione con i medici del gruppo di uroginecologia diretto dal dottor Ugo De Giorgi, che salutiamo oltretutto. Sì, infatti direi che è proprio questo il nostro punto di forza, collaborare con diverse figure professionali come medici e infermieri. Il valore aggiunto di un'equipe multidisciplinare, multiprofessionale è quello di avvicinarsi sempre di più, a tendere quindi verso la medicina personalizzata, cioè dare il farmaco giusto al giusto paziente. E parliamo così, dottoressa, dei tumori urologici avanzati tra i tumori maschili più frequentemente diagnosticati. Sì, dunque in primis parlerei del carcinoma della prostata, che è il tumore più frequente nei soggetti di sesso maschile di età superiore ai 50 anni. Prima di tutto c'è da dire che nonostante occupi il primo posto come frequenza, in realtà è al terzo posto nella scala della mortalità. Sì. E soprattutto riguarda pazienti di età superiore ai 70 anni. La sopravvivenza qui a 5 anni dalla diagnosi in realtà è alta, perché è al 92% ed è in costante crescita. Bene. Altri tumori urologici maschili frequenti sono il tumore della vescica, del rene e poi del testicolo. Il tumore della vescica è al quarto posto come frequenza e la sopravvivenza qui ai 5 anni dalla diagnosi è intorno all'80%. Il tumore del rene e delle vie urinarie si colloca al decimo posto e qui la sopravvivenza è di circa il 70% a 5 anni. Sì.
mentre il tumore del testicolo è la neoplasia maligna più frequente nei soggetti con età inferiore ai 50 anni. E parliamo di prevenzione. È possibile la prevenzione per queste neoplasie? Dunque, la prevenzione per quanto riguarda il tumore prostatico direi che è principalmente legata a un corretto stile di vita, quindi effettuare attività fisica, ridurre o comunque l'assente consumo di alcol e fumo e una dieta non ricca di grassi, di un eccessivo apporto calorico. Come test di screening, il carcinoma della prostata ha un biomarcatore che è il dosaggio sierico del PSA, che tuttavia ha un elevato rischio di sovradiagnosi e quindi poi di sovratrattamento, quindi non è un marcatore ideale. Dal punto di vista del carcinoma invece del rene, non abbiamo biomarcatori validati. Il principale fattore di rischio è il fumo di tabacco, poi altri fattori di rischio sono obesità, ipertensione. Certo. E quindi l'ecografia in questo caso è lo strumento diagnostico che viene più utilizzato per la diagnosi di queste neoplasie. Invece il carcinoma della vescica anche lui non ha biomarcatori validati attualmente e lo strumento diagnostico più utilizzato è la cistoscopia, che però è un metodo, ahimè, invasivo. E tornando a lei, dottoressa Gurioli, grazie ad una campagna di crowdfunding, qualche mese fa è partita per uno stage altamente specialistico a Londra. Sì, è vero. Grazie ad una campagna di crowdfunding sostenuta dall'Associazione Giovani della Banca Credito Cooperativo Romagnolo, di cui anch'io faccio parte, e soprattutto grazie a ben 80 sostenitori che hanno finanziato questo progetto. Sì, lo scorso marzo sono partita per un'esperienza di 2 mesi presso l'UCL Cancer Institute di Londra, nel gruppo del professor Attard, che è un gruppo leader mondiale nell'individuazione di biomarcatori prognostici e predittivi di risposta del carcinoma prostatico avanzato. Il loro obiettivo è quello di trovare le cause della resistenza a questi trattamenti e ad identificare quindi biomarcatori utili nella pratica clinica e nel migliorare le strategie terapeutiche. E così, oltre ad aprire potenziali collaborazioni internazionali, cosa è riuscita ad approfondire? Diciamo che il gruppo del professor Attard utilizza le tecnologie più avanzate nell'individuazione di alterazioni geniche, quindi di analisi del DNA da tessuto tumorale e da sangue, in particolare dal plasma dei pazienti con carcinoma prostatico avanzato. In questo momento stanno sviluppando un protocollo specifico per l'analisi di alterazioni geniche in numerosissimi geni legati al tumore prostatico, tramite il sequenziamento di nuova generazione, che è una tecnica che negli ultimi anni ci ha permesso perfino di identificare alterazioni in tutto il genoma umano. E, tuttavia servono sistemi bioinformatici e personale altamente specializzato in grado di poter gestire l'informazione enorme che derivano da questo sequenziamento. Lo scopo di questo protocollo che stanno sviluppando a Londra non è solo di ricerca, ma soprattutto sarà utile nell'aiutare i clinici, quindi gli oncologi, nella decisione terapeutica, ad ogni cambio terapeutico che deve essere fatto, e quindi senza ricorrere a metodi invasivi come una biopsia tumorale, si può monitorare la malattia e sempre nell'ottica della medicina personalizzata di cui parlavamo prima, quindi dare il farmaco giusto al paziente giusto. Stiamo parlando di un'esperienza assolutamente significativa. Cosa le ha insegnato come professionista e come donna? Come professionista direi il concetto fondamentale che l'unione fa la forza, nel senso che è bellissimo vedere diverse figure professionali
con esperienze diverse, provenienti da centri di ricerca di tutto il mondo, che uniscono le loro conoscenze e le mettono al servizio della ricerca oncologica, in costante aggiornamento e mettendosi in gioco costantemente. Ho trovato veramente una grande professionalità e un grande approfondimento della biologia molecolare, che è il settore in cui lavoro io, e delle nuove tecnologie che sono attualmente in uso. Come donna direi cosa mi ha insegnato? Credere sempre nei propri obiettivi. Sai, io questa esperienza la volevo fortemente, l'ho sognata fortemente da diversi anni. Poi per cause diverse ho dovuto rimandare fino ad oggi. Però quindi portare avanti sempre le proprie idee e crederci, insomma. E poi mi ha insegnato anche a cercare il confronto con le altre persone, in particolare con i professionisti. Importante. Ovviamente quando si tratta a maggior ragione di un gruppo di ricerca leader mondiale nel tuo settore. E quindi il confronto che arricchisce sempre. È fondamentale. Sì. E bisogna proseguire nella ricerca medico-scientifica e nell'individuazione di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici, soprattutto per la gestione dei casi avanzati o metastatici. Assolutamente sì, la ricerca non si ferma e non si deve fermare in questo settore, ma sono convinta che il settore in cui i ricercatori si devono focalizzare sia anche quello della prevenzione e della diagnosi precoce, perché è lì che dobbiamo agire in primis. Ma la strada è lunga, servono tempo e fondi. Sì, servono tempo sicuramente. Fondi in particolare. In questo progetto è stato di grande aiuto la piattaforma di crowdfunding Idea Ginger, che è una piattaforma in cui è possibile la raccolta fondi sia di progetti di ricerca ma anche di progetti di altro tipo. Poi un'altra fonte fondamentale per noi ricercatori sono i bandi nazionali ed internazionali, cioè mi spiego meglio, noi ricercatori siamo costantemente impegnati nella scrittura di progetti di ricerca innovativi. Sì. Che vengono poi sottoposti a un team di esperti nel settore e che possono essere finanziati poi da enti come il Ministero della Salute, qualora vengano ritenuti validi, utili e interessanti. E poi non dobbiamo dimenticare le donazioni da parte di pazienti, associazioni, privati, aziende che arrivano al nostro centro e che aiutano noi ricercatori nei nostri progetti di ricerca. Ed il nostro territorio è particolarmente solidale e generoso. Ora vorrei condividere con lei, dottoressa, e con i nostri telespettatori i dati di un recente studio. Sono 33.000 i giovani ricercatori under 35 che hanno maturato nel corso della loro esperienza lavorativa un'esperienza all'estero. Di questi quasi il 20% lascia il nostro paese. Cosa ne pensa? È un bel numero. Penso che molti paesi europei ed extraeuropei, come il Regno Unito, appunto, in cui sono stata, offrano opportunità lavorative molto molto allettanti e stimolanti, soprattutto per i più giovani. Tuttavia penso anche che il nostro paese abbia fortemente bisogno di figure altamente professionalizzate e altamente specializzate, quali siamo poi noi, certo, tutti una volta terminati gli studi universitari, che devono però essere giustamente valorizzati. E siamo quasi giunti al termine di questo interessante appuntamento. Cosa si sente di dire ai giovani ricercatori in ascolto? Ai giovani ricercatori sicuramente dico e consiglio di fare un'esperienza all'estero, perché è un'esperienza di crescita professionale prima di tutto, personale e di grande apertura mentale, soprattutto in quei paesi come Londra, il Regno Unito, in cui è possibile toccare con mano la ricerca ai massimi livelli.
anche perché dobbiamo tenere conto e essere consapevoli che la ricerca è l'arma più efficace che abbiamo per sottrarre futuro ai tumori, certo, e restituirlo ai nostri pazienti. Certo, e prima di concludere le chiedo, la ricerca a che punto è e dove può arrivare secondo lei? Dunque, la ricerca sta facendo grandi passi avanti, con le nuove tecnologie siamo veramente arrivati a analizzare qualsiasi parte del nostro genoma. Ora lo step successivo sarà quello di traslare tutto questo nella pratica clinica. E qual è il futuro di Giorgia Gurioli, il prossimo viaggio? Ci sarà? Chissà, a Londra mi hanno chiesto se voglio tornare, quindi vedremo. Grazie alla dottoressa Giorgia Gurioli, ricordo ricercatrice IRST di Nomadori di Meldola, per essere intervenuta, e la ringrazio per il prezioso lavoro, come ringrazio anche l'intero istituto. E grazie a tutti voi per l'attenzione, alla prossima puntata, arrivederci. Ciao, mi chiamo Giorgia e sono una ricercatrice dell'IRS di Meldola, centro di riferimento per la cura dei tumori in Italia. Mi occupo di individuare nuovi marcatori tumorali, ovvero molecole in grado di identificare la presenza di un tumore, di monitorare la malattia e di valutare l'andamento dei trattamenti oncologici. In particolare, sto studiando nuovi marcatori per il tumore al rene. Immagino che non tutti sappiano com'è strutturato un laboratorio. E oggi sono in una delle stanze del nostro laboratorio, in particolare una delle stanze della diagnostica molecolare avanzata diretta dal dottor Daniele Calistri, in cui sono collocati i macchinari più tecnologici. Questo in particolare che vedete è lo strumento che si chiama NextSeq 550, consente di sequenziare, ovvero analizzare qualsiasi tipo di alterazione molecolare, ovvero quello che chiamiamo i marcatori tumorali. Ogni anno in Italia circa 12.000 persone si ammalano di tumore al rene, di cui 315 sono in Romagna. Trovare cure personalizzate è possibile, ma servono tempo e fondi. In Italia i fondi per i ricercatori sono limitati. Ecco perché abbiamo bisogno anche di te, per permettere a Giorgia di continuare i suoi studi contro il tumore al rene.